Signori benvenuti, abbiamo iniziato col quarto accademico, diciamo. Seguiremo pedissequamente la scaletta che avrete avuto per posta, e quindi il convegno alla famiglia Cesarini e Sforza Cesarini tra Roma e le Marche. Ci saranno prima i saluti del presidente del più sodalizio, dottor Paolo Spinucci, poi i saluti del vice sindaco di Montecosaro, dottor Mauro Capezzani, saluti proprio molto brevi per iniziare. E poi io darò qualche parola, sono Alvise Manni, il presidente del Centro Studi Civitanova, che ha organizzato insieme al Comune di Montecosaro, insieme al Piazza Delizia di Piceni, insieme all'Arco Club di Civitanova, questo convegno, e che vi illustrerò brevissimamente le cose che abbiamo intenzione di fare nel corso dell'anno. E poi, secondo scaletta, il dottor Sicche, il professor Mauro, la professoressa Vecchiarelli, la dottoressa Patrizia Rosini, la professoressa Giulia Pascioni e la dottoressa Maria Laura Palumbo, che concluderà i lavori. Ecco, io prego i relatori di rimanere nel tempo dei 20 minuti, perché per esigenze tecniche abbiamo la necessità che per le 20, in effetti al massimo, il convegno sia terminato. È una notizia un po' drastica, ma siccome dobbiamo tornare a Civitanova abbiamo un autobus che non ci permette di trattenerci. Quindi iniziamo con i saluti del professor, del dottor Paolo Spinucci, presidente del Pio Sodalizio dei Piceni. Naturalmente sarò brevissimo, ma vi dico soltanto due parole sul Pio Sodalizio dei Piceni per farvi capire che cos'è il Pio Sodalizio dei Piceni. Quattro secoli fa, agli inizi del 1600, un cardinale marchigiano, il cardinal Pallotta, stabilì che era venuto il momento per aiutare gli studenti poveri delle Marche perché andassero a studiare all'università. Quindi si è inventato quattro secoli fa le borse di studio per studenti universitari, veramente in anteprima mondiale, penso. L'organizzazione è stata subito, fin dall'inizio, talmente ben impostata che dopo quattro secoli il risultato è quello che vedete. Questo centro monumentale è una delle proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni ed è celeberrimo ormai. Pensate, vi dico soltanto, faccio soltanto due esempi. Quando il presidente del Senato, Pera, ha fatto un magnifico concorso per l'acquisto di 80 opere pittoriche di pittori italiani viventi da esporre in Senato, al Senato non mancano ambienti per fare mostre di 80 quadri, però la mostra l'ha fatta qui da noi. Quando è stata fatta la conferenza stampa dal Vaticano per annunciare il pellegrinaggio di Benedetto XVI a Loreto, non l'hanno fatta in Vaticano, in Vaticano non mancano gli spazi adeguati, l'hanno fatta qui da noi. L'ONU, quando fa le aste per l'Africa, eccetera, le fa da noi. Quindi ormai questo è il risultato di questa attività. Sono quattro secoli che noi facciamo studiare gli studenti. Questi studenti, spesso attraverso la possibilità che hanno avuto di studiare con la nostra borsa di studio, hanno fatto carriera. Noi abbiamo delle splendide figure storiche italiane che sono venute fuori dalla nostra borsa di studio. Prima di tornare alla casa del padre, come dicono i cristiani, si sono ricordati alcuni che quello che avevano ottenuto l'hanno ottenuto anche perché il Pio Sodalizio dei Piceni l'aveva aiutati a studiare, e così hanno lasciato qualcosa a noi. Per cui abbiamo un patrimonio immobiliare talmente consistente che quest'anno per la prima volta abbiamo superato nel bilancio i 3 milioni di euro, quindi abbiamo proprio le spalle coperte. Abbiamo esteso le nostre attività in campo culturale, per cui questa è diventata ed è la casa dei marchigiani a Roma, e noi siamo contentissimi quando possiamo ospitare qualcosa che riguardi le Marche. E quella, l'iniziativa di questa sera è una delle occasioni che a noi ci fa veramente contenti, e siamo onorati di ospitare iniziative di questo genere. Quindi considerate che questa è la casa dei marchigiani a Roma, quindi benvenuti a casa vostra, buon lavoro, e quindi io mi fermerò poi con voi ad ascoltare anche i lavori come si esercitano. Grazie. Ringraziamo le affettuose parole del presidente Spinucci. Noi proporremo sempre qualche cosa, perché appunto questa vetrina prestigiosa dei Piceni, a noi della madre patria, delle Marche, insomma, interessa, quando abbiamo qualcosa da dire di importante, di
ritornare appunto ospiti a seconda poi degli impegni di questo tuo sodalizio, e quindi per esempio noi eravamo già venuti qui con Caro e abbiamo questo progetto Cariano ancora in corso. Quando la biblioteca dei Piceni sarà aperta, sicuramente altre novità verranno fuori. Adesso lascio la parola quindi al vice sindaco, nonché assessore alla cultura di Montecosaro, il dottor Maurizio Capezzani, per un saluto da parte dell'amministrazione. Anche io porto i miei saluti, i miei personali, ma anche del sindaco e della comunità di Montecosaro, che oggi gioca fuori casa, gioca a Roma, per cui per noi è anche un'occasione, come dire, di far conoscere un momento della storia anche di Montecosaro, fuori dai nostri confini. Ci capita poche volte, quasi mai, queste occasioni, parlare dai cesarini, di questa famiglia che ha svolto un ruolo anche importante, a volte anche contraddittorio nella nostra zona, e parlarne qui sicuramente non può che farci piacere. Tra l'altro sarà l'inizio di un percorso di studi, di occasioni di incontro, di approfondimento, su cui come comune ci teniamo a essere presenti, a dare tutto il nostro contributo. Studiare, come dire, la nostra storia, e capire e capirci quello che è stato un passato, i cesarini, come mai i cesarini sono venuti dalle Marche, o anzi nella Marca, già dal 500. Si capisce che questa terra marchigiana, legata a Roma dal Stato Pontificio, e dunque questa famiglia romana, in qualche modo unita anche alla Chiesa, ha svolto un ruolo importante. Diciamo che per Montecosaro, ci dice Roma, Montecosaro viene in un secondo momento, perché la giurisdizione dei cesarini avvenne per la prima volta a Civitanova, poi per un riequilibrio, per una questione economica, a Civitanova fu dato anche Montecosaro. Una sorte che ci unisce, siamo due realtà. Civitanova molto più grande, una sorte che dunque ha una vecchia storia di vicinanza e di unità, e a volte anche di conflitti tra Montecosaro e Civitanova, che ancora oggi la storia si ripete, nel senso che siamo così, come dire, condividiamo momenti ed esperienze importanti con la vicina Civitanova. I cesarini Montecosaro hanno lasciato anche cose interessanti, e quando arrivarono si insediarono nel luogo più importante e più nobile del centro della piazza, e da lì, come dire, gestivano, controllavano e comandavano sul territorio. Tra l'altro montecosaresi è gente, come dire, pronta a sopportare anche molte situazioni, ma quando si creano delle situazioni difficili, e anche persone, cittadini, o erano paesani, piuttosto vivaci. Non a caso la vicenda tra i cesarini e il paese, la popolazione di Montecosaro, finì anche con un fatto di sangue, probabilmente questa sera in qualche modo mi viene di sentire, di ascoltare. Io non mi prolungherei oltre. Certo, è interessante, come dire, ritornare su questa storia passata, perché è un arricchimento di tutti quanti noi. È un'occasione, come dire, per creare quel momento culturale forte anche in realtà minori come i nostri paesi, le nostre città. Vi ringrazio per la vostra presenza. E ringrazio più sodalizio e Piceni che ci ospita in questo contesto, in questa cornice così bella, e ci rincuora, come dire, l'attenzione che abbiamo trovato qui. Grazie. Ecco, è stato determinante l'appoggio dell'amministrazione comunale di Montecosaro, perché ecco, il progetto è partito dal centro studi civitanovese, quindi da Civitanova Marche. Ma purtroppo il nostro comune non è stato così lungimirante, in questo momento non ha
non ha partecipato fattivamente a queste iniziative. Io sono qui appunto per dirvi che questo è un po' il vernissage. In verità, come vedete dalla slide che è proiettata, abbiamo già un sito da 6 mesi, ducatocesarini.it, che è diventato il punto di riferimento per la storia degli Sforza Cesarini. Anzitutto ringrazio il Duca Sforza Cesarini che è presente qui in rappresentanza della famiglia, è stato così gentile da intervenire al nostro convegno. E dicevo, oltre al nostro sito che abbiamo aperto 6 mesi fa, che ha un discreto successo di contatti, sono circa quasi 3.000 in questi 6 mesi di persone che hanno visitato il nostro sito, contando che è una nicchia molto particolare, ecco. Però ci siamo messi subito in evidenza sui motori di ricerca come Google, perché ecco, stiamo riuscendo a mettere in maniera scientifica, razionale e precisa tutte le informazioni che naturalmente riguardano più specificatamente i Cesarini e poi gli Sforza Cesarini a Civitanova e Montecosaro, però inevitabilmente mettiamo in ordine anche il resto di quello che troviamo in giro, perché voi sapete che internet è un mare magnum, a volte contraddittorio, con delle informazioni più o meno corrette. Ecco, noi stiamo mettendo con degli studiosi che collaborano con noi e che con oggi abbiamo il piacere di vedere anche personalmente, perché per esempio la professoressa Palumbo erano solo dei contatti telefonici. Dicevo, è la prima delle nostre iniziative. Vi leggo velocemente il programma perché questo è il mio intervento molto breve. Oltre all'apertura del sito e al convegno odierno, naturalmente ci saranno altri appuntamenti. Il primo sarà prevalentemente, quindi sempre nel territorio marchigiano, l'11 maggio l'Archeo Club di Civitanova con la manifestazione Chiese Aperte aprirà una chiesa che non c'è più. Qui abbiamo il presidente dell'Archeo Club, la professoressa Anna Maria Vecchiarelli, una chiesa legata ai Cesarini, chiesa della cosiddetta Madonna della Celeste, probabilmente edificata dall'architetto Pellegrino Tibaldi, che dovrebbe anche aver affrescato il palazzo ducale di Civitanova Alta negli anni 50-60 del 500 e che purtroppo è crollata nel 1930, quindi sarà una visita virtuale attraverso le immagini d'archivio. Poi il 18 maggio al Teatro delle Logge di Montecosaro daremo un convegno più piccolo di questo, dove ci saranno delle relazioni diciamo di premessa mie e del professor Mauro, ma il protagonista sarà il dottor Carlo Castignani, che parlerà dello statuto di Montecosaro che fu edito nel 1597 proprio sotto un Cesarini, e questo è il 18 maggio. Poi il 15 giugno andremo in gita a Genzano. Il comune di Genzano ha dato già il patrocinio alle nostre iniziative, perché voi sapete che anche a Genzano ci sono forti testimonianze di Cesarini, e quindi saremo ospiti ufficiali dell'Infiorata 2008, l'ennesima edizione di questa bella manifestazione che ha 3 secoli di vita, se non erro. Poi successivamente il 30 luglio presenteremo delle tazzine dipinte a mano artistiche sui Cesarini a Civitanova Alta. Il 14 settembre torneremo in gita a Roma a visitare i luoghi cesariniani con la guida del professor Mauro. Il 20 settembre parleremo con un conferenziere che viene da Pesaro circa la beatificazione della Suor Serafina Sforza Cesarini, che avvenne a metà del 700, una suora però del 400, che è quindi legata marginalmente ai Cesarini. Il 12 ottobre andremo in gita ad Ardea e a Nuvio, altri 2 feudi importanti della famiglia Cesarini, dove visiteremo quello che rimane della famiglia Cesarini. E poi il 29 e il 30 novembre siete tutti invitati al grande convegno che farà un po' da conclusione a quest'anno cesariniano, che si terrà a Montecosaro al Teatro delle Logge con una partecipazione di 12 relatori. Il 29 ci saranno le relazioni, il 30 ci sarà la visita guidata alla città di Civitanova e di Montecosaro. Questo è un po', diciamo, il programma ufficiale. Poi speriamo di trovare il tempo e i soldi di editare anche gli atti di questi appuntamenti, magari in un volume collettaneo che li riunisca tutti. Bene, questo quindi è soltanto per darvi l'idea di come stiamo cercando di movimentare, diciamo, questa nostra iniziativa. Posso preannunciare una cosa interessante: studiando i Cesarini ci siamo accorti che un Cesarini, per la precisione Giuliano III, è nato a Civitanova il 30 luglio del 1618. Questa è una notizia assolutamente inedita che sono riuscito a rintracciare spulciando gli archivi parrocchiali di Civitanova Alta. Si pensava che i Cesarini fossero tutti sempre nati fuori da Civitanova, comunque che avessero frequentato Civitanova, era un loro ducato, che a sfondo loro risiedevano a Roma, avevano luoghi più importanti dove risiedere. Invece almeno un Cesarini è nato al Palazzo Ducale di Civitanova Alta, e la corte quindi per almeno 6 mesi, si legge dei documenti d'archivio, anche perché fu una gravidanza difficile,
per appena 6 mesi la corte con la duchessa e il duca, naturalmente rimase a Civitanova in maniera stabile. Questa è una novità assoluta. Lascio ora la parola e ricordo ai relatori di attenersi ai 20 minuti prescritti al dottor Lothar Sick della Biblioteca Erziana di Roma, che ci parlerà della decorazione di oggetti antichi di Villa Cesarini a Roma. Scarpa viene incaricato di erigere
una balaustra tutto intorno alla fontana. Andiamo avanti. La balaustra venne rimossa nel 700 e però chiaramente visibile nella nota veduta di Giovanni Battista Falla del 1675, la quale evidenzia anche come accanto alla Roma Triumphans fossero allocate due statue più piccole. Di esse non si conosce né la loro provenienza né dove siano andate a finire. Si può tuttavia stabilire che esse appartengono al genere dei prigionieri daci. Più avanti ci diranno altri esemplari di questo tipo di statue. L'allestimento delle sculture aveva il suo modello nel famoso gruppo della Roma Triumphans assemblato intorno al 1540 nel giardino di Palazzo Cesi a Borgo, come appare nello Speculum Romanae Magnificentiae di Antonio Laffari del 1560. Come noto, tale complesso scultoreo fu trasferito nel 1719 da Palazzo Cesi al Campidoglio, dove venne collocato nel cortile del Palazzo dei Conservatori. Comunque, la Roma Triumphans davanti al Palazzo Senatorio restò l'unico simbolo della città, una funzione che le era stata assegnata nel 1593. Per la rilevanza assunta all'epoca della statua è di un poco interesse precisare la provenienza. In effetti la Roma Triumphans svolgeva una funzione simbolica prima ancora di arrivare sulla piazza del Campidoglio. È infatti possibile documentare come essa facesse in precedenza parte della collezione di opere antiche di Giovan Giorgio Cesarini e si trovasse nella villa di quest'ultimo presso San Pietro in Vincoli. Gran parte di essa, magari meglio se io spiego un po', e questo è un particolare della pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1593, e qui si vede la facciata di San Pietro in Vincoli, e adesso sto parlando di questo complesso qua, che una volta è stato la Villa Cesarini. Allora, gran parte di essa è andata distrutta della villa quando nel 1623 sono iniziati i lavori di costruzione della chiesa di San Francesco di Paola e dell'annesso convento. La pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1593 mostra comunque la galleria che Giovan Giorgio fece ripulire. Sto parlando di questo edificio qua, questa è la galleria. Fece erigere intorno al 1580 accanto alla cosiddetta Torre Borgia, oggi campanile di San Francesco di Paola, cosiddetta Torre Borgia, per conservare i pezzi migliori della propria collezione d'arte antica in continua espansione. La statua di Porfido della Roma si trovava però fuori dalla galleria in un cortile su un alto piastallo in granito. Come prevedeva il modello del gruppo Cesi appena visto, accanto al basamento stavano due prigionieri daci. Queste due statue, registrate in un inventario della villa del 1616 e ancora oggi esistenti, sono giunte intorno al 1623 in possesso dei Lerovisi insieme ad altre provenienti da quel che restava della collezione Cesarini. Destinata a decorare Villa Lerovisi all'epoca in costruzione sul Pincio, esse furono all'inizio disposte in un boschetto presso l'ingresso principale e in seguito collocate davanti al Casino dell'Aurora, dove si trovano ancora oggi. Le due statue hanno un'altezza di 2,53 m e di 2,36 m e sono così molto grandi della Roma Triumphans, che misura 2,10 m, come dicevo. Non a caso, in altre fonti i daci sono spesso chiamati colossi. Il menzionato basamento di granito avrebbe dovuto dunque avere un'altezza di almeno 70 cm affinché la Roma potesse sovrastare le due gigantesche figure.
non c'è bisogno di troppa fantasia per immaginarsi come il gruppo dovesse presentarsi agli occhi dei visitatori di Villa Cesarini. Ho fatto questa ricostruzione. Molto probabilmente il menzionato cortile interno si trovava direttamente dietro il portale di ingresso. La Roma costituiva dunque la principale figura simbolica che accoglieva i visitatori. Un aspetto notevole del gruppo era rappresentato dall'iconografia dei colori. Anche in questo senso la Roma, fatta di pietre preziose, dominava sulle prigioni la cui inferiorità è indicata anche dal materiale basalto grigio. I collezionisti del Cinquecento erano molto attenti a quel simbolismo. Anche se ci sono alcune incertezze sulla sistemazione del gruppo nella Villa Cesarini, è un fatto sicuro che il messaggio politico era facilmente comprensibile per ogni visitatore. Con l'aspetto dato alla Roma Trionfans, Giovan Giorgio Cesarini manifestava non solo i suoi sentimenti patriottici e il suo stretto legame con la propria città natale, ma formulava anche una rivendicazione politica. Dal padre Giuliano, morto nel 1563, aveva non solo ereditato la villa presso San Vito ai Vicoli, ma anche l'ufficio onorifico di governatore del popolo romano che i Cesarini rivestivano dal tardo 400. Giovan Giorgio si riteneva di conseguenza il primo rappresentante della città di Roma, un atteggiamento che ha ispirato anche la decorazione della dimora. Giovan Giorgio ha potuto però realizzare sulle luce il suo sogno di una sontuosa villa urbana. Quando morì nel maggio 1585, all'età di solo 35 anni, il figlio Giuliano era appena 12enne, ma anche in seguito questi non avevano alcun interesse a proseguire la costruzione della villa. Fu anzi molto pronto, con singolare rapidità, ad allineare i pezzi migliori della collezione di opere antiche ereditata dal padre. Nel luglio 1593 essi furono vendute al cardinale Odoardo Farnese, al quale Giuliano Cesarini si sentiva particolarmente legato. Stando ad un avviso, Farnese acquistò per 5.000 scudi un numero imprecisato di antiche sculture di valore, a quanto sembra triplo. Tra esse il gruppo di Bacco Fanciullo, tenuto da un sereno sulle spalle, la serie di busti dei antichi filosofi greci, faccio vedere solo uno, la statua di Oceano e anche la famosa Venere Callipigia. Oggi tutte queste sculture si trovano al Museo Nazionale di Napoli. La Roma invece non faceva parte di quella venduta. Come attesta una lettera scritta il 6 novembre 1592 dal cardinale Francesco Maria del Monte al granduca Ferdinando de' Medici, la Roma di Pofido stava ancora nella villa Cesarini. Ma alla statua mancavano le braccia integrate solo qualche tempo prima della vendita ai conservatori avvenuta nel novembre 1593. Fu meravigliare a prima vista che il cardinale Farnese non avesse interesse a acquistare la statua da Roma. La sua retrosia si spiega però con la semplice ragione che a Palazzo Farnese esisteva già una statua di Pofido indicata nelle fonti cinquecentesche per lo più come Roma. Al momento della vendita della Roma della collezione Cesarini nel 1593, i Farnese non avevano dunque alcun bisogno di una statua del genere che venne messa a disposizione di altri acquirenti interessati. Ma torniamo all'inizio del nostro racconto. Quando e in quali circostanze la statua di Porfido della Roma sia venuta in possesso di Giovan Giorgio Cesarini non è possibile al momento stabilirlo. Nella descrizione di Aldovandi della collezione Cesarini pubblicata nel 1556 non si fa cenno a tale scultura, quindi deve essere entrata nella collezione Cesarini a un momento successivo. Infatti persiste da molto tempo l'opinione che la statua provenga dal tempio di Castore a Cori.
Tale parere è stato espresso nel 1727 da Giuseppe Volpi in una illustrazione del suo saggio sull'antichità di quei paesi. È probabile che il Volpi abbia qui scritto questo, nelle didascalie questa concessione, che è stato trovato ancora. È probabile che il Volpi abbia trovato quella notizia negli appunti del cardinale Pia Marcellino Corradini, il vero campione delle indagini sull'antica Cori, il quale a sua volta si riferiva ad una antica tradizione locale. Questa tradizione è documentata nelle storie corane del padre Sante Laurienti, scritta nel 1637, nel quale si legge che un pulcrum porfireticum simulacrum di una Roma fu trovata a Cori nella casa della famiglia Pichi e che quella statua fu poi trasferita a Roma per essere collocata sul Campidoglio. Ovviamente si trattava di una comunicazione orale che però sembra molto attendibile. Erano passati più di 50 anni dalla morte di Giovan Giorgio Cesarini nel maggio 585 alla stesura dell'Historia Corana. A Cori si ricordava ancora bene come la statua fu scoperta e come poco dopo fu trasportata a Roma, ma si ignorava chi l'aveva acquistata per primo. Infatti è molto probabile che il Cesarini ebbe la notizia della scoperta molto presto perché egli residava spesso nelle sue dimore a Civita Lavigna e a Genzano, non lontano da Cori. Questa almeno sembra la spiegazione più logica per collegare la notizia dell'Orienti e del Volpi con la documentazione degli eventi del 1593. Nella illustrazione degli eventi dell'autunno 1593 non si può non ricordare che Giuliano Cesarini fece all'epoca dono ai conservatori di un'altra statua. Si trattava di una effigie integra di Giulio Cesare trasformata dallo scultore Ippolito Buzzi in una statua in onore del duca Alessandro Farnese, morto nelle Fiandre. La decisione di collocare tale scultura sul Campidoglio venne presa a metà novembre 1593. Il 25 dicembre la statua fu portata da Villa Cesarini al Campidoglio, dove il 28 dello stesso mese venne collocata nella sala dei capitani del Palazzo dei Conservatori. Buzzi ebbe dunque solo poco tempo per modificare la statua che in effetti non produce un'impressione felice. Con il suo dono Giuliano Cesarini aveva molto probabilmente seguito il consiglio di un parente, Gabriele Cesarini, che nell'autunno 1593 era uno dei tre conservatori incaricati di decidere sull'acquisto della Roma e sulla collocazione della statua come narrativa per Alessandro Farnese. Anzi, è molto probabile che fosse stato Gabriele Cesarini ad offrire la statua della Roma al magistrato capitolino perché egli era presente nella seduta del 13 settembre 1591 quando si ragionava per la prima volta dell'acquisto. Uomo di fiducia del cardinale Odoardo Farnese, Gabriele esercitava sul giovane Giuliano Cesarini un grande influsso. E anche colui che il 3 aprile 1593 tiene a Santa Maria in Aracoeli l'orazione funebre in occasione delle esequie di Alessandro Farnese e come gesto magnifico gli viene conferita di coincidenza la pretura di Cori. Niente potrebbe evidenziare il destino della collezione Cesarini che la donazione di questa statua raffigurante prima Giulio Cesare, considerato come sappiamo il capostite della dinastia dei Cesarini. La rimozione della testa originale è stato un atto simbolico. Giuliano, permettendo che la statua del progenitore venisse decapitata e trasformata in un monumento commemorativo dei Farnese, rendeva evidente a tutti che i Cesarini rinunciavano alla loro identità e compivano un atto di vassallaggio nei confronti della quell'altra famiglia più potente, cioè i Farnese. La lunga storia della collezione Cesarini che precede questo finale poco onorevole sarà delineata in altra sede. Qui si è voluto solo ricostruire il contesto ambientale e storico da cui è stata estrapolata la
Roma Triumphans nel novembre 1593, quando da Villa Cesarini è arrivata in Campidoglio. Grazie per l'attenzione. Allora, ringraziamo il dottor Sichel perché appunto ci ha dato questa anticipazione, i suoi studi poi proseguiranno anche nel bollettino di storia dell'arte e come vedete io da archeologo ho apprezzato molto questa relazione perché queste statue antiche erano una collezione piccola ma molto importante, poi naturalmente dispersa dal figlio che non ha potuto o voluto conservare questo patrimonio e indubbiamente poi collezioni più importanti come quella dei Farnese hanno prevalso anche solo nell'immaginario collettivo. Allora lasciamo adesso, grazie di essere stato nei termini innanzitutto, chiamo il professor Mauro che appunto ci parlerà di Giuliano Cesarini e l'affare delle galere. Buonasera, dunque devo innanzitutto un brevissimo seguito a quanto anticipato dal vice sindaco di Montecorso, il dottor Capezzani, a proposito di un fatto di sangue del 1568 a Montecorso, perché immagino abbia suscitato la vostra curiosità, anche se questo non è l'argomento appunto del mio intervento. Bene, nel 1568 appunto sotto la signoria marchionale di Giovan Giorgio Cesarini, di cui il dottor Sichel ha poc'anzi a lungo parlato, ci furono seri contrasti e, come dire, seri preparativi antifeudali e antibaronali da parte del comune che sfociarono sotto Papa Pio V, appena eletto e contrario alle infeudazioni. Sì. E, vedete il cardinale Sforza di Santa Fiora, quando ancora gli Santa Fiora erano e gli Sforza erano cosa distinta dai Cesarini, anche se erano imparentati, perché la madre del personaggio di cui vi sto per parlare, la nonna di quello di cui vi sto parlando, era una Sforza di Santa Fiora, Marzia. Bene, sotto Giovan Giorgio il comune di Montecorso, attraverso il meccanismo medievale del ballottaggio eccetera, ebbe l'avventura di andare in mano alla fazione anticesariniana, la quale però appunto, evidentemente chiedendo appoggi sia al governo della Marca, chiedendo appoggi e sostegno sia agli avvocati del collegio di Macerata sia ad altri, cominciò a manovrare perché si arrivasse ad una rivolta. A questa rivolta si arrivò veramente e venne ucciso il luogotenente o uditore, che era un amministratore o un giudice dei Cesarini, luogotenente del marchese Giovan Giorgio, e addirittura bestialmente anche suo figlio Francesco, che stava lì con lui e che aveva 16 anni. E i loro corpi furono calati dalla finestra, furono insultati. Ovviamente ci fu una repressione durissima, 13 condanne a morte, alcune in contumacia, e un paese sconvolto e ferito per lungo tempo. Le scuse, le prostrazioni successivamente, dopo mesi e mesi, al marchese Giovan Giorgio, e finalmente il ristabilimento dell'ordine e una campana che per secoli e secoli suonerà 13 rintocchi a monito appunto di questo triste fatto e delle tristissime conseguenze che ne arrivarono a Montecorso. Rintocchi che suonarono addirittura, io sono abbastanza vecchio per ricordarmeli, quando ero bambino, fino agli anni 50 del Novecento, neanche se nessuno sapeva più cosa fossero, ma li chiamavano semplicemente riguai di Montecorso. Cosa sono? Perché suona? E sono riguai di Montecorso. Chiusa la parentesi di questo, se quelli di voi che vorranno saperne di più possono accedere al nostro sito telematico e vedere questo racconto un po' più dettagliato. Bene, la persona di cui invece io ho il compito di parlarvi è il fondatore della dinastia Cesarini, poi Sforza, a partire dal 1672-73, diventata poi Sforza Cesarini per il matrimonio dell'ultima dei Cesarini del tempo. I figli maschi dell'ultimo duca erano morti prima del duca stesso, il matrimonio di Riva Cesarini con
Federico Sforza di Santa Fiora, da qui la dinastia Sforza Ducale degli Sforza Cesarini, che la cui famiglia esiste ancora adesso e che è in possesso di Palazzo Sforza Cesarini, appartenuto in un primo tempo al Papa Borgia, l'antica cancelleria e residenza poi del cardinale Guidascanio Sforza di Santa Fiore, che voi vedete in effigie. Bene, il cardinale Sforza di Santa Fiora fu la vittima più illustre di un episodio del 1555, eletto Papa da pochi mesi, Paolo IV Carafa, Papa terribile, antispagnolo viscerale, che temeva Carlo V e i suoi, come lui li chiamava, manutengoli italiani, che di Carlo V facevano la loro politica e secondo il Papa minacciavano gli stati della Santa Chiesa, della Santa Sede. In realtà gli spagnoli, scusate se la prendo un po' lontana, ma poi c'è un po' di al viso, per carità, allora in realtà Carlo V e gli spagnoli avevano ormai o direttamente tutta l'Italia o la influenzavano abbondantemente. E di questo il Papa non voleva prendere atto. Lui pensava addirittura, per contrastare questo disegno degli spagnoli, no, che terminerà poi con la pace di Cateau Cambrésis nel 1559, addirittura di mobilitare la Francia per cacciare gli spagnoli dall'Italia, un sogno impossibile, anche perché Enrico II di Valois e sua moglie Caterina di Medici rivendicavano per assurde ragioni dinastiche il regno di Napoli, e il nipote di Papa Carafa, Carlo Carafa, che farà una bruttissima fine insieme a suo fratello, rivendicavano per sé un qualche principato Carafa da qualche parte dell'Italia. Bene, succede che due fratelli Sforza di Santa Fiore, fratelli del cardinale Guidascanio, rubano dal porto di Marsiglia delle navi francesi, entrano delle navi militari. C'è un'immagine di queste navi che si chiamavano appunto le galee o le galere. E passano, le conducono all'interno del porto pontificio di Civitavecchia e le portano a Napoli. Insomma, una beffa antifrancese a tutto favore degli spagnoli e probabilmente per dare un piccolo schiaffo ai Carafa, al Papa e al suo nipote. Sta di fatto però che le navi, una volta entrate all'interno del porto di Civitavecchia, non potevano uscirne tranquillamente, tanto più per andare a Napoli. Se non che il segretario del cardinale Santa Fiora, istruito evidentemente dal suo superiore, che era un personaggio eminente della Santa Sede della Chiesa del tempo, era il cardinale Camerlengo, era nipote insieme ai suoi fratelli Beffardi, ai suoi Beffardi fratelli, di Papa Paolo III, defunto, figli di Bosio Sforza di Santa Fiora e di Costanza Farnese, la figlia del Papa. Dunque il segretario del cardinale Santa Fiora riesce a ottenere da uno dei nipoti del Papa, il conte di Montorio Giovanni Carafa, il lascia passare per queste navi, il quale, ignaro di tutto della beffa e del suo significato, glielo dà. Quando il Papa, informato dall'ambasciatore francese, viene a sapere della cosa, apre di cielo. Il Lottini viene torturato, il cardinale Santa Fiora, con una scusa, viene portato verso Castel Sant'Angelo e lì rinchiuso fino a che non avesse operato per la restituzione delle navi. Tanti nobili romani di fede spagnola, come i Colonna innanzitutto, Ascanio e suo figlio Marco Antonio, i Cesarini che erano, Giuliano Cesarini che era gregario dei Colonna, imparentato con loro, sua moglie era Giulia Colonna, figlia di Prospero, i Massimi, gli Ursini di Bracciano, eccetera, altri funzionari della cancelleria e degli uffici papali vengono allontanati, emarginati, puniti, imprigionati. Contro Giuliano Cesarini, molto inviso al cardinale Carafa, c'erano ben di più le denunce, le accuse dei centenovesi,
ma soprattutto dei montecosaresi, che ogni dì, mi vengono le parole precise, scrivevano a Sua Santità perché li liberasse dalla signoria feudale e dal dominio di un signore laico, perché loro volevano stare sotto la Santa Sedia, e giorno dopo giorno denunce, petizioni e quant'altro. I Carafa colgono la palla al balzo e cominciano a tenere d'occhio Cesarini. Parlo, forse me ne sono dimenticato, di Giuliano, che noi nel sito chiamiamo Giuliano I, perché fu il primo signore di Civitanova e Montecosaro. All'epoca di questi fatti era stato infeudato solo da pochi anni dal precedente Papa Giulio III Ciocchi del Monte, con grande già a quel tempo rabbia dai montecosaresi, ma anche dai civitanovesi, non abituati ad avere a capo un signore laico, come dicevano loro. Bene, capita che, guardando a vista come altri, dai birri pontifici, Giuliano Cesarini la sera di San Silvestro viene visto a colloquio con una grandama spagnola, italiana, madre di Marco Antonio Colonna, la signora Giovanna d'Aragona. Voi forse saprete, se non lo sapete lo dico qui, che di lei esiste un ritratto famosissimo che gli storici dell'arte dicono dipinto a quattro mani da Raffaello e Giulio Romano. Eccola. Qui ovviamente ritratta a 15 anni, su commissione addirittura di Francesco I di Francia, che come è noto amava collezionare belle donne. Dalla collezione privata dei Valois è passata al Louvre, dove ancora si trova. Bene, Giuliano Cesarini, anche la duchessa di Tagliacozzo, nel Regno di Napoli, aveva avuto l'ordine di non muoversi dal suo palazzo di Santi Apostoli. Ovviamente lei, che era nipote dell'ultimo re aragonese di Napoli, imparentata con l'imperatore, non è che potessero lasciarlo, il vicere di Napoli, i nobili di fede spagnola potessero lasciarlo alla balia, alle ire dei Carafa. Cercano di farla fuggire in territorio di Napoli, cioè bastava che attraverso la Tiburtina arrivasse in Abruzzo e a Tagliacozzo. E ci arriva, solo che Giuliano Cesarini viene accusato di averla fatta fuggire, da qui l'occasione dell'arresto e poi il processo, che avviene nel corso del 1556. E le autorità pontificie, nel frattempo, viene espropriato di ogni suo feudo di concessione ecclesiastica, gliene restavano pochissimi in Abruzzo. I feudi di concessione ecclesiastica erano innanzitutto il più grosso, Civitanova, anche se a quel punto faceva circa 5.000 o 6.000 abitanti, non di più, Montecosaro, circa 3.000 abitanti della Marca, e poi i feudi della Sabina, Rocca Sinibalda, un nome, e altri piccoli feudi dei dintorni, i cui nomi, Ginestra e un altro ancora che non mi ricordo. E poi ancora la carica di confalaniere del popolo romano, titolo di una certa importanza all'interno della comunità civile romana, che non significa soltanto portare il gonfalone, ma essere patron, consigliere di amministrazione e quant'altro all'interno del comune di Roma e dei conservatori. Bene, avviene questo processo, finisco. Come finisce? Spero abbiate capito che Giuliano primo signore di Civitanova, fu il padre di Giovan Giorgio, di cui abbiamo appena parlato. Prima di morire, perché morirà quando le cose saranno aggiustate in suo favore per lui, subito dopo riesce a combinare il matrimonio fra suo figlio, prestigiosissimo, con una farnese, Clelia, appunto, da cui nascerà il duca Giuliano, che a questo punto chiameremo secondo, che fu il primo duca di Civitanova, il terzo signore di Civitanova e il primo ad avere il titolo ducale. Duca di Civitanova, signore di Montecosaro. Come finì la storia? L'ho finito, forse ho impiegato anche di meno, spero di sì. Finisce che questo processo durissimo, su cui ho scritto un racconto storico che trovate su internet, che sta qui vicino a due passi, il documento originale, i costituti, o interrogatori di Giuliano Cesarini sono l'archivio di Stato.
Finì perché finì con l'intervento della Spagna, nel senso, andando avanti l'alleanza ispano-franco-pontificia, dopo tutte queste offese ai baroni romani di fede spagnola e altri motivi ancora, portano all'intervento della Spagna. Carlo V, che ormai si era ritirato in un fosco convento dell'Estremadura, chiede ai teologi di Rovagno se, data l'aggressività del Papa, fosse cristiano fare la guerra al Papa. E i teologi di Rovagno gli risposero di sì. Paolo IV chiese in concistoro ai suoi giuristi se era legittimo scomunicare l'imperatore e sua maestà il re Filippo, suo figlio, perché avevano aiutato i Colonna contro lo Stato della Chiesa. Finisce che il nuovo vicino di Napoli, che non era altro che il terribile, almeno così dicono le cronache storiche, Duca di Alba, si avvicina verso lo Stato Pontificio e lo invade con l'esplicita dichiarazione che avrebbe restituito tutti i territori della Chiesa al successivo Papa. Grande offesa. Fu questo un episodio minore, piccolo, del lungo conflitto e uno degli ultimi del lungo conflitto fra Francia e Spagna combattuto in Italia. Sta di fatto che, per fortuna, la guerra si fermò alle porte, arrivò alle porte di Roma e lì si fermò. Il Papa accettò una conciliazione. Il Duca di Alba chiese come condizione preliminare la cessazione delle ostilità contro gli amici della Spagna, quindi Giuliano Cesarini compreso. Il suo processo non andò più avanti. Le cose non vennero aggiustate subito, per nessuno, neppure per un sant'uomo come il cardinale Morone, rappresentante dell'ala moderata della Chiesa, che però Paolo IV pensava fosse eretico e fece imprigionare. Fu giudicato in piena ortodossia dagli inquisitori, ma il cardinale Morone chiedeva di essere riabilitato ufficialmente. Paolo IV lasciò passare, non lo riabilitò. Era già vecchio, era ormai vicino alla tomba. Il cardinale Morone preferì restare in carcere fino alla morte del Papa. Venne riabilitato successivamente dal nuovo Papa Pio IV Medici e da lui invitato, da lui fatto presidente dell'ultima fase del Concilio di Trento che portò a termine. A Giuliano Cesarini, a Marcantonio Colonna, ai Massimi, ai Ursini Bracciano, toccò la stessa cosa: aspettare il successivo conclave, quando nei capitolati che doveva sottoscrivere il futuro Papa prima di essere eletto si prevedeva appunto quello che il Duca di Alba aveva chiesto, la riabilitazione degli amici, fra i tanti capitolati, la riabilitazione degli amici della Spagna perseguitati dal suo predecessore. A Giovanni Giuliano I Cesarini viene restituito tutto, anche gli interessi del periodo in cui era stato sospeso dai suoi feudi. Ottenne anche il titolo di Marchese di Civitanova. Morì nel 1566. I Montecosaresi, che lo temevano, non osarono ribellarsi a lui, lo descrissero nel processo di cui vi ho parlato, lo descrissero malissimo, quasi un signore, come diremmo oggi, dipinto con gorgiera bianca, altezzoso, dipinto da Ribera o il Greco. Ma appena morto lui cominciarono a risollevare la testa. Evidentemente sentivano che il figlio, Giovan Giorgio, sedicenne, poco forse avrebbe potuto, ma dietro al figlio Giovan Giorgio c'erano i suoi imperatori, che erano due cardinali, compreso il cardinale Farnese, prima di tutto suo suocero, che era la massima potenza ecclesiastica a quell'epoca in Italia, e non solo, e il cardinale Sforza, un altro suo parente. E a Montecosa finì, come vi ho detto prima, sono ritornato all'inizio, grazie, buonasera.
l'attenzione del vice duca a Tendolo invece a degli sviluppi più magari provinciali. Ricordiamo che a Tendolo era il famoso autore del bestseller per l'epoca nel 1563 sull'arte del duellare, quindi era un'autorità in tal senso. Adesso chiamo per il prossimo intervento la dottoressa Anna Maria Vecchiarelli dell'Arcobaleno di Civitanova, che chiamo appunto qui sul palco a parlare, se vuole, dallo scranno. Qui ci abbiamo, ringraziamo anzitutto. Quindi parleremo di questa identificazione, la statua della Venere Cesarini è appunto Clelia Farnese. E ricordiamo di rimanere nei 20 minuti. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui e parliamo di una dama del Cinquecento che per i più è sconosciuta. Quella che vedete qui alle mie spalle, Clelia Farnese Cesarini, nasce nel 1556, molto probabilmente in Francia, ed è la figlia del cardinale Alessandro Farnese, Juniore, quindi il nipote di quel famoso Papa Paolo III Farnese che, diciamo, è passata la storia per aver fatto cose grandi per quanto riguarda il mecenatismo e l'arte. Comunque, oltre a, ovviamente anche il Concilio di Trento e così via. Oggi parliamo della sua pronipote, quindi di Clelia, che in questo caso è qui perché sposò un Cesarini, Giovan Giorgio Cesarini, figlio di quel Giuliano II di cui vi ha parlato il professor Mauro, e che fu data in sposa quando era ancora giovanissima. Ebbene, di Clelia non si hanno molte notizie, perché gli storici che in qualche modo studiarono la figura di lei risalgono ai primi del Novecento, quando ancora non era stato rintracciato il dipinto che la raffigurava. Quindi si sapeva di lei, la storia brevemente la citava, perché essendo figlia naturale di un cardinale, voi potete immaginare che nell'Ottocento gli storici non fossero poi così propensi a parlare della figlia di un ecclesiastico. Comunque nel 1970 uno storico dell'arte, Pisburi, individuò in questo ritratto che vedete appunto Clelia, perché in questa collana pregiatissima che lei porta ci sono raffigurati i simboli della famiglia Cesarini, quindi l'orsa, e i gigli Farnese. Il dipinto è di Jacopo Zucchi. Non è questa la sede per parlare dell'iconografia di Clelia. Comunque, per dare un'idea, Jacopo Zucchi la ritrasse parecchie volte. Ci sono numerosi dipinti che dovette anche commissionare Giovan Giorgio Cesarini, che la vedono anche raffigurare una diana. Questo che vedete alle mie spalle è il Gian Bologna, un artista famosissimo, uno scultore, forse il più bravo dopo Michelangelo del Cinquecento, che era praticamente al servizio della famiglia dei Medici. La corte dei Medici era molto legata alla famiglia Cesarini, nel Cinquecento erano i cosiddetti protettori, nonostante i Cesarini fossero romani, avevano però consolidato un rapporto con i Medici, decidendo, in questo caso Giuliano II e il figlio Giovan Giorgio, di non appoggiarsi alla famiglia Farnese, che ovviamente qui a Roma era padrona, diciamo. Quindi nel 1570, l'anno in cui Clelia Farnese sposa Giovan Giorgio, entra a far parte di una famiglia, diciamo, abbastanza importante. Lei è figlia naturale, chiaramente non poteva pretendere di fare un matrimonio con dei principi, e quindi il padre pensa bene di darla comunque a un personaggio che era importante nella Roma dell'epoca, perché era il gonfaloniere del popolo romano, un po' per farvi capire come fosse stato il sindaco di Roma. Non c'era festa a Roma o comunque qualcosa di
importante che Giovan Giorgio Cesarini non partecipasse. Dunque, Giovan Giorgio, il professor Lombardi ha parlato sicuramente meglio di me, che io non sono una storica dell'arte, ma solo una storica, della collezione d'arte che Giovan Giorgio aveva qui a Roma, perché soprattutto lui era entrato anche in competizione col Cardinal Farnese, altro mecenate d'arte, grandissimo collezionista. Nel 1580 lui scrisse, Giovan Giorgio Cesarini scrisse a Francesco I de' Medici, che vedete qui ritratto, scrisse chiedendogli se lo scultore Gian Bologna potesse in qualche modo prestare la sua opera per una scultura. Francesco I rispose, siamo nel 1580, quindi nel luglio, dopo una decina di giorni, rispose che lo scultore, appunto, di Casa de' Medici non era in grado di poter soddisfare la sua richiesta perché era operato praticamente dal lavoro. E quindi succede che per 3 anni Giovan Giorgio Cesarini dovette attendere per poter poi vedere realizzata quello che era probabilmente nei suoi desideri, e ovvero una scultura, che è questa qui che vedete alle mie spalle, che ritrae una Venere nell'atto di asciugarsi, che fu scolpita nel 1583, perché nell'aprile di questo anno un agente del Duca d'Urbino scrisse al suo padrone comunicandogli che Gian Bologna a Firenze stava lavorando ad una Venere per il Cesarini. Quindi è abbastanza documentata questa commissione, poi l'esecuzione della statua, ma non si sapeva che molto probabilmente Giovan Giorgio aveva in mente di ritrarre sua moglie. Clelia era famosa in tutta Roma e anche nelle corti italiane come una tra le donne più belle dell'epoca. Vedete che i tratti sono simili, purtroppo non abbiamo una bella foto della statua da far vedere, perché anche se l'abbiamo richiesta non c'è stata possibilità di averla, perlomeno ingrandita. Dunque, quando io ho iniziato la mia ricerca su Clelia, sono dovuta andare negli archivi per cercare le sue lettere, per ricostruire una storia che era stata, un po' approssimativa, mi ero imbattuta in questa poesia che Torquato Tasso dedicò a Clelia Farnese. Immagino che non c'è da presentare Torquato Tasso, perché è stato veramente un grande poeta del Cinquecento, in cui, oltre a lodare la bellezza di Clelia, dice: «E in mille parti la serena imago, colore adorna, onde i maestri egregi perdono a prova i loro metalli e i marmi». All'epoca io non avevo ancora visto la statua della Venere Cesarini, ma ero alla disperata ricerca di una statua che raffigurasse Clelia, perché Torquato Tasso aveva ovviamente in questi versi sostenuto che la Serena Imago non solo colorava e quindi era raffigurata, dipinta in vari luoghi, ma c'era probabilmente una statua che la raffigurasse. È stato proprio quando io ho visto che il professor Lautasicher aveva messo sulla pagina internet della Erziana la pagina dedicata ai Cesarini, e quindi si vedeva la Venere, e lì mi sono resa conto che la mia ricerca era approdata perlomeno a ritrovare questa bella immagine di Clelia. Questa statua era una statua molto importante, perché praticamente Giovan Giorgio fu trasportata da Firenze al
Palazzo Cesarini, che è questo qui che vedete alle mie spalle, che è praticamente la villa di cui ha parlato sempre il professor Siegel, vicino a San Pietro in Piccoli, e fu collocata tra le statue e tra le collezioni d'arte che aveva. Quando lui morì nel 1585, probabilmente andò a far parte della collezione, ma non fu data al cardinale Odoardo Farnese, perché questa statua fu venduta dal nipote di Giovan Giorgio II, appunto, al cardinale Camerlengo Ludovisi. E nel 1633 abbiamo un catalogo, viene menzionata la statua, che era praticamente nella casina dell'Aurora, dove, per farci capire, per capirci, è il Palazzo Margherita, che è qui a Roma, oggi sede dell'ambasciata americana. È sempre rimasta lì dal 1633 e fu poi collocata a metà dell'Ottocento dall'architetto Gaetano Koch in una nicchia dello scalone d'ingresso, e purtroppo non è visibile, è andata fuori da quel palazzo solamente due volte, nel 1995 per una mostra qui ai Musei Capitolini a Roma, e poi nel 2006 a Firenze nella mostra che era dedicata alle opere del Gian Bologna. Io ovviamente la storia è molto lunga e riassumerla non è facile, per me poi in particolare quando parlo della storia del Rinascimento non mi fermo mai, quindi mi risulta molto difficile riuscire a condensare tutte queste informazioni, che andrebbero un pochino più approfondite, però il tempo ovviamente è quello che è. Questa che vedete alle mie spalle è a destra, vedete la statua del Cesarini, e sulla sinistra è, anche se qui non si capisce, sembra la stessa grandezza, ma in realtà è un bronzetto. E qui ritorniamo sempre ai versi di Torquato Tasso, che diceva appunto che i maestri avevano forgiato i metalli per Clelia. Di questo bisognerebbe parlare a lungo, perché le datazioni su questo bronzo sono un po' contrastanti con le date, però io credo che comunque raffiguri la vena dei Cesarini. Altro da dire, perché stiamo parlando dei Cesarini, io mi occupo di storia piuttosto che di storia dell'arte. Qui dietro vediamo Giuliano Cesarini, che era il figlio di Clelia Farnese e di Giovan Giorgio. A destra vedete invece Virginio Cesarini, che fu il figlio di Giuliano II, un personaggio molto importante della famiglia, tra l'altro molto caro a Papa Urbano VIII. Volevo spendere due parole per dire che negli studi che gli storici hanno fatto, hanno sempre guardato in modo univoco o la famiglia Cesarini o la famiglia Farnese. In realtà erano dei personaggi che hanno interagito e sono stati molto uniti. Abbiamo sentito prima dal professor Lothar Siegel che una parte della collezione Farnese confluì, dei Cesarini confluì in quella Farnese, perché Giuliano II, quando morì suo padre, era un poco più che adolescente. Di conseguenza il cardinale Alessandro Farnese l'aveva preso sotto la sua tutela e ovviamente doveva in qualche modo rispondere a quello che il nonno chiedeva. Comunque il fatto che la Venere Cesarini sia Clelia Farnese, credo, a mio avviso, che sia una cosa abbastanza evidente. Il fatto che comunque queste due famiglie, Farnese sicuramente più potente dei Cesarini, ma comunque Giovan Giorgio era molto, molto,
molto contento di avere una moglie che fosse molto bella, molto amata, apprezzata nelle corti italiane. Clelia la ritroviamo anche agli Uffizi, in alcuni dipinti che erano praticamente appartenuti al, eccolo qua, il cardinale Ferdinando de' Medici, che era il fratello di quel Francesco I di cui abbiamo parlato e che diede l'autorizzazione al Gian Bologna di prestare la sua opera per Giovan Giorgio Cesarini. Ora c'è da dire una cosa, nei documenti non c'è un riferimento al fatto che questa statua dovesse in qualche modo raffigurare Clelia. Però io ho trovato nell'archivio Medici una lettera di Emilio De Cavalieri, che era un agente del cardinale Ferdinando de' Medici qui a Roma, che scriveva a Bianca Cappello, che ve la faccio vedere, che era la seconda moglie di Francesco I de' Medici, dicendogli che proprio nel 1583, ovvero nel momento in cui stava già a Bologna scolpendo questa statua da Venere Cesarini, mandava da Roma un ritratto come aveva chiesto Bianca Cappello. Quindi la famiglia era molto unita e oltretutto a Firenze avevano un ritratto di Clelia che potesse poi permettere comunque di avere perlomeno un modello sotto mano. Ecco, io credo di aver detto più o meno il mio studio ovviamente era molto più ampio perché, ripeto, io sto studiando la storia, la vita di questa donna che comunque fu abbastanza presa di mira. Giovan Giorgio Cesarini fu considerato un uomo che veniva tradito da questa bellissima dama a scapito della sua immagine. In realtà, io lo dico per chi magari conosce un pochino la storia dei Farnesi, Pasquino nel 1585, la morte di Giovan Giorgio, praticamente fece circolare Pasquino, in realtà erano dei bigliettini che venivano posti sopra la statua chiamata Pasquino, sosteneva che Clelia fosse l'amante del cardinale Ferdinando, che invece a casa Cesarini era un assiduo frequentatore, oltretutto fu anche l'esecutore testamentario di Giovan Giorgio Cesarini. Non è assolutamente vero, perché poi dai documenti che sono venuti fuori, dalle lettere di lei, insomma, hanno voluto colpire il cardinale Alessandro Farnese, perché quando muore proprio Giovan Giorgio, che era nell'aprile del 1585, si apriva il conclave per un nuovo papa e ovviamente Farnese era tra i più desiderati e papabili dell'epoca. L'unica arma che avevano i Medici era quella di demolire l'immagine del cardinale, e quindi usarono Clelia, sua figlia, per poter ovviamente cercare di arginare questa possibile elezione. Ci riuscirono, perché il cardinale Ferdinando de' Medici, questo personaggio qui, e poi ovviamente fece il possibile per uccidere il fratello con il veleno, e ci riuscì pure, divenne il Granduca di Toscana subito dopo, appena 3 anni dopo era già sposato con la nipote di Caterina de' Medici. E quindi comunque quel conclave si elesse Papa Sisto V Peretti, e Clelia purtroppo entrò negli annali delle donne che non furono proprio tra il popolo romano molto, molto apprezzate, perché fu parlato molto male. Comunque questa era proprio molto in sintesi la storia, che ho cercato di non essere troppo noiosa, di portare un po' le fila a quella. La cosa di cui sono contenta è che abbiamo questa bellissima statua della Venere Cesarini che in qualche modo ricorda questo matrimonio tra
tra Clelia, tra Farnese e Giovan Giorgio Cesarini, che tutto sommato insomma, lascia un bel ricordo, oltre che artistico, anche il ricordo di sua moglie. Grazie. Insomma, siamo sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda questi studi specifici di settore. Adesso chiamo la professoressa Giulietta Pascioni, ecco, ricordo ci sono ancora due interventi, mi raccomando di attenersi scrupolosamente ai 20 minuti, per favore, del Centro Studi di Civitanova, ci parlerà appunto della storia femminile fra il XV e il XVIII secolo, Suor Maria Pulcheria, Lidia Cesarini Sforza e Sverra Feltra Sforza, Beata Suor Serafina. Buonasera, ringrazio il professor Dalizio e la persona del Presidente, il professor Spinucci, che ci ospita in questo bellissimo salone. È la seconda volta che ho occasione di relazionare in questo posto, e la volta precedente è stata l'occasione della presentazione delle celebrazioni del 500° anniversario della nascita di Annibal Caro. Ho presentato il mio libro La vita e le opere di Annibal Caro. Questa sera parlerò della storia femminile fra il XV e il XVIII secolo. Parlerò di Suor Maria Pulcheria, Livia Cesarini Sforza al secolo, vissuta nel 1400, e di Sveva Feltia Sforza, beata Suor Serafina di Poi, che visse però nel 1600. È un'occasione, come ha programmato di fare nel 2008 il Centro Studi Civitanovesi, per ripercorrere un po' la storia dei Cesarini, che Civitanova, Marca, Montecosaro e nel territorio hanno avuto un ruolo importante e lasciato testimonianze architettoniche, come abbiamo visto, molto significative. Il mio studio di ricerca, sollecitato da Luisa Manni, si è indirizzato verso queste due donne perché è veramente un interessante incontro di anime femminili, proprio dai destini incrociati. Beata Serafina Sforza, e di questo vorrei ringraziare Lorenzo Fattori, non so se qui dovrebbe esserlo, per avermi fornito il materiale e le fonti di ricerca sulla vita di Sveva Feltria, che è divenuta poi Beata Serafina Sforza, sulle cui vincenti e alterne vicende di vita egli ha realizzato un interessante studio. Sveva Feltria appartiene all'illustre famiglia dei conti di Montefeltro, signori di Urbino, dal 1234 al 1508, che proprio negli anni in cui visse Sveva divenne ducato sotto il fratello Odd'Antonio. Lei nacque in Urbino nel 1434, ultima dei figli di Guido Antonio e di Caterina Colonna, nipote di Papa Martino V. Rimasta orfana della madre a 4 anni e dal padre nel 43, dall'età dei 9 anni rimase per qualche tempo ad Urbino, prima sotto la tutela del fratello D'Antonio e dopo la tragica morte di questi, ucciso in una congiura dal fratello Federico di Montefeltro, celebre condottiero mecenate d'arte, a 12 anni lasciò Urbino e per più di un anno soggiornò a Roma presso il cardinale Prospero Colonna, zio materno. In linea con l'usanza del tempo, lo zio combinò per la nipote, allora 14enne, il matrimonio con il 40enne Alessandro Sforza, signore di Pesaro. Il matrimonio avvenne per procura il 9 gennaio del 1448. Sveva raggiunse il marito però solo nel settembre successivo, ma Pesaro venne accolta con grandi manifestazioni di giubilo da parte della popolazione, veramente festosamente. E ben presto Sveva Feltria Sforza rimase però sola, perché il marito, molto stimato per le sue imprese militari, venne chiamato nella guerra di Lombardia a sostenere il fratello Francesco I Sforza nella conquista
Ducato di Milano, nel possesso che poi gli fu riconosciuto con la pace di Lodi nel 1554. Sveva, in sua assenza, fu impegnata nei doveri di Stato a Pesaro, assistita dalla zia Vittoria Colonna e dalla cugina Elisabetta Malatesta, dei signori di Rimini. Si impegnò anche nell'educazione dei figliastri, dei figli del marito, Battista e Costanzo Sforza. E la lunga lontananza, l'incuria del marito consorte, impegnato nelle guerre e dedito a facili e noti amori, fecero enormemente soffrire Sveva e ne misero a dura prova i sentimenti e la fedeltà coniugale. Alessandro era schiavo notoriamente di un'insana passione, prima per una certa Mattea e poi di Pacifica Semperoli, che tra l'altro teneva presso di sé nella corte. La principessa fu oggetto di forte avversione ed odio da parte di Alessandro Sforza, del marito. Fu incolpata non solo di adulterio, ma anche di tentato avvelenamento e di un complotto ai danni dello stesso, con la connivenza, si diceva, della zia Vittoria Colonna, su istigazione di Sigismondo Malatesta, al quale si cercava di restituire la signoria di Pesaro. Alessandro, sempre più deciso a sbarazzarsi della moglie, tentò varie volte di avvelenarla e una notte perfino di strangolarla. Nonostante la difesa dei parenti, l'infelice Sveva fu costretta dal marito e dal cognato Francesco, duca di Milano, ad entrare fra le clarisse del monastero Corpus Christi di Pesaro. Dopo aver ottenuto la necessaria dispensa dal Papa Callisto III, fece la sua professione religiosa nel 1457, che qui assunse appunto il nome di Suor Serafina. Il ritiro volontario forzato in un convento era piuttosto comune fra le donne della nobiltà, tra le vedove, le decadute, le perseguitate del tempo. Per Suor Serafina Sforza questo stato fu però un modo per intraprendere la via di una santità di vita, riscattando l'errore in cui era caduta per la giovanile inesperienza, ma soprattutto per l'ambiente corrotto dove era capitata sfortunatamente ancora adolescente. Visse fra le clarisse di Pesaro per 21 anni, durante i quali seppe essere da esempio alle consorelle nella pratica delle virtù cristiane, della carità, dell'umiltà e nell'assistenza agli infermi, tanto che nel 1475, a 41 anni, venne eletta badessa. Ebbe poi anche la consolazione di vedere il marito Alessandro giungere al monastero del Corpus Christi per riconciliarsi con lei, riconoscendo i propri torti. Lo Sforza tornò in seguito più volte a conversare con la moglie per la redenzione, per la ex moglie, per la redenzione spirituale, e cercò di riparare agli scandali con una vita di carità e di pietà. Egli morì improvvisamente nel 1473 nell'osteria della Fossa presso Ferrara. 5 anni dopo, l'8 settembre del 1478, Suor Serafina Sforza morì anch'ella nel suo monastero di Pesaro a 44 anni, fra il cordoglio generale. Venne pianta profondamente da tutte le clarisse, che ormai da anni la ritenevano una santa per le grazie e i miracoli ottenuti per sua intercessione. Presero a tributarle quel culto che poi fu confermato solennemente da Papa Benedetto XIV il 17 luglio 1734 con il titolo di Beata. Il corpo della Beata è tuttora incorrotto, sebbene da principio fosse stato sepolto in luogo umido che imputridì perfino la cassa e le vesti, come quello della Beata Felice. Dopo le varie traslazioni si trova nella cappella propria in cattedrale. La festa di Beata Suor Serafina viene celebrata l'8 settembre. Suor Maria Pulcheria. La storia della famiglia Cesarini nel XVII secolo vide il matrimonio tra il primogenito di Gian Giorgio, Giuliano III, e Margherita di Bernardino Savelli, anch'ella ultima della sua stirpe. Matrimonio naturalmente che arrecò un enorme aumento alla ricchezza patrimoniale della famiglia.
Giuliano III ebbe grande devozione per la Francia e per il re Luigi XIV, devozione che gli valse il cordone dello Spirito Santo. Dall'unione nacquero due maschi e otto femmine, due maschi morirono prima del padre. Alla morte del duca, Giuliano Serafini divenne capo della famiglia, proprietario dei beni, il fratello Filippo, chierico di Camera, il quale abbandonò la carriera ecclesiastica e le speranze del cardinalato. Clemente IX, che esercitò la sua attività di pontefice fra il 1667 e il 1669, quindi per soli due anni, gli conferì la dignità di compagnoniere del popolo romano. Ma le sue sregolatezze ne compromisero le condizioni di salute, quindi le possibilità di avere eredi. A questo punto il duca Giuliano Cesarini, nel suo testamento, che aveva nominato erede il fratello Filippo, con l'obbligo però di sposarsi, abilitando la successione anche eventuali figli naturali, fece in modo che, in mancanza di figli legittimi o illegittimi di Filippo, l'eredità si indirizzasse tutta su una delle sue figlie, a condizione comunque che l'uomo che questa avrebbe sposato appartenesse alla fazione francese o fosse devoto al re cristianissimo. La primogenita Maria Felice era monaca nel monastero di San Silvestro. Il diritto all'eredità andava dunque alla secondogenita Livia, la quale non era una suora ma avviata ad esserlo, essendo oblata nel convento della Madonna dei Sette Dolori, come le altre sorelle Cornelia, Camilla e Giulia. La condizione di oblata era considerata come un vero e proprio distacco dalle vanità mondane. Solo Anna e Clelia non avevano pronunciato il voto, pur vivendo insieme alla madre vedova in un monastero. Donna Livia divenne oblata il 29 agosto del 1664. Fin dal 1621 cinque fratelli cesarini, allora viventi, avevano istituito una primogenitura perpetua alla quale sottoposero tutti i loro beni, chiamandovi in primo luogo il duca Gian Giorgio e quindi gli altri con i loro discendenti maschi legittimi, in mancanza di questi anche gli illegittimi, come abbiamo detto, e per ultimo la primogenitura delle femmine, con la condizione che si dovesse maritare con una di queste quattro famiglie più strettamente congiunte alla Cesarina, cioè l'Orsina di Santo Gemini, la Caetana di Sermoneta, la Sforza di Segni e la Cesi dell'Acqua Sparta. Don Filippo Cesarini aveva una vera predilezione per Donna Clelia, la penultima delle sue nipoti, che i contemporanei dicevano fosse veramente singolare per talento e vivacità di spirito. Di sua iniziativa volle farne l'erede del vasto patrimonio, senza pensare alle altre sorelle, sebbene una di queste, Anna, si trovasse in piena libertà dai voti religiosi, precisamente come Clelia, e non fosse certo che lo stato di oblate delle tre sorelle fosse ostacolo insuperabile al matrimonio. Invano il superiore del monastero dei Sette Dolori gli fece sapere che suor Maria Pulcheria aveva più voglia di marito che la signora Clelia. Il duca rispose che la madre, conoscendo la leggerezza di suor Maria Pulcheria ed avendone predominio, avrebbe fatta fare a suo modo. Don Filippo Cesarini, fermo nella sua idea, proclamò Donna Clelia erede Cesarini, con chiaro pregiudizio delle altre sei nipoti. Nel febbraio del 1671 fu data in sposa a Filippo Colonna, fratello del conestabile Lorenzo Onofrio, che rinunciò per lei alla carriera ecclesiastica e l'abate Colonna divenne principe di Sonnino. Da quest'unione nacquero due maschi. La casa Colonna però non era tra le quattro indicate nell'istituzione della primogenitura. In ogni caso il cardinale Paluzzo Altieri mise il suo veto per ancora i dovute rivendicazioni patrimoniali deluse nei confronti della famiglia papale. Contemporaneamente il cardinale destinò la blata Livia Cesarini a Federico Sforza di Santa Flora.
cadetto dei marchesi di Proceno e che combatteva nelle schiere imperiali di Montecuccoli. Due elementi giocano a sfavore però di Don Federico Sforza: il fatto di militare nelle truppe dell'imperatore e la sua casa fosse di parte spagnola, ed il fatto che nel ramo degli Sforza di Segni, essendo nel 1673 ancora rappresentato da Ludovico Duca di Onana, non apparteneva ad una delle famiglie indicate nell'atto del 1621. Apprendiamo dalla cronaca dell'epoca che nel 1472 il cardinale vicario ha negato a Livia la licenza di uscire dal monastero per recarsi a casa dello zio dei signori Savelli, zii materni. La stessa madre si recò dalla figlia per dissuaderla dalla determinazione a sposarsi. Intervenne nella questione anche la regina di Svezia, la quale supplicò il Papa di caldeggiare quale pretendente di sua Pulcheria il figlio del signor Duca Conti. L'ultimo intervento, chiamiamo la dottoressa appunto Maria Laura Palumbo, ricordiamo di stare in questo quarto d'ora concesso, e l'intervento si intitola A tavola e a palazzo, i consumi degli Sforza Cesarini a Roma nel primo Settecento. Buonasera, come non sono in Italia, quindi a mattare la voce meno, come si dice. Allora, prima di tutto volevo presentarmi, perché forse visto rispetto agli altri relatori, diciamo, c'è un po' anche di diversità sia nell'estrazione, cioè da dove vengo e che cosa ho studiato. Il professor Manni mi ha trovato su internet, quindi molto contemporanea come cosa, perché la mia tesi, appunto, io ho scritto la tesi di laurea sulle Sforza Cesarini, la mia tesi l'ho fatta pubblicare appunto su questo sito Tesi Online, proprio per non perderla, perché poi successivamente alla laurea, dopo un anno di dottorato, ho capito che preferivo mangiare e quindi ho scelto di insegnare, insomma, quindi sono diventata professoressa, infatti adesso insegno, sono una professoressa di lettere nella scuola media. E però quando il professor Manni mi ha chiamato sono rimasta piacevolmente stupita e l'ho accettato subito con piacere, proprio perché la storia degli Sforza Cesarini è importante, e l'archivio depositato qui a Roma è uno degli archivi più grandi e più vasti, con materiale e fonti di storia economica, perché io mi laureavo in storia economica, appunto sono laureata in lettere, appunto in storia economica. Questo archivio consta di 4.500 buste, quindi c'è un materiale, è un materiale sterminato. Certo, è catalogato abbastanza male, è difficile da consultare, è stata fatta una ricerca all'inizio veramente fatta brancolando un po' nel buio, nel senso che all'inizio appunto, qui oggi non è presente perché a Viareggio ad una riunione della Sise, la mia docente, no, Roberta Morelli, ordinaria di storia economica dell'Università di Tor Vergata, mi disse: bene Laura, facciamo una tesi sul consumo, perché no, visto che adesso come adesso la vita quotidiana, il consumo di lusso sta tirando molto, no? Poi ci sono anche le mode presso gli storici, e siccome appunto il suo approccio alla storia era un approccio brodelliano, abbiamo scelto appunto, dovevamo scegliere delle persone da analizzare. Allora, potevamo scegliere indubbiamente un convento, un ospedale, una prigione, però forse una famiglia gentilizia c'era sempre all'epoca cosa molto più interessante. Quindi all'archivio di Stato parlavamo con questo archivista e ci disse che sugli Sforza Cesarini studi ce n'erano veramente pochi. E quindi ad un certo punto ci siamo detti appunto che l'obiettivo era quello di analizzare un po' lo stile di vita di questa famiglia gentilizia. Il periodo è venuto da sé perché diciamo che le fonti settecentesche erano quelle più copiose, anche quelle più interessanti proprio dal punto di per fare uno studio sulla vita quotidiana e sul consumo. In primis mi sono imbattuta
in liste di cucina e quindi abbiamo analizzato il consumo alimentare. E dell'anno specifico, il 1728. Perché il 1728? Adesso qui abbiamo l'albero genealogico della famiglia. La dottoressa che mi ha preceduto vi ha raccontato la storia avventurosa appunto di Livia e Federico, no? E appunto noi vediamo che a un certo punto Gaetano qui, il primogenito, perché poi appunto Gian Giorgio, anche lui insomma forse come il suo avo ebbe una vita molto molto avventurosa, quindi non ebbe figli. Gaetano primo invece appunto ebbe, mi sposta per favore il grazie, ebbe appunto come vedete morì nel 1727. Il suo figlio Giuseppe, appunto, a cui passò la primogenitura, nel 1726 sposò Maria Agostiniani e ebbero un figlio, appunto Filippo, il primo figlio nel 1727. Quindi vediamo che in questi particolari anni, tra il 1727 e il 1728, ci troviamo di fronte a due anni di passaggio, se vogliamo, e all'interno di un menage familiare abbastanza complesso, che era quello di una famiglia gentilizia, questo significava tantissime cose. Perché? Perché indubbiamente c'era una vedova da nutrire, c'era una famiglia che appunto era una famiglia gentilizia allargata, ma poi dobbiamo considerare che nell'antico regime, soprattutto presso una famiglia nobile, non bisognava considerare famiglia soltanto quella composta da consanguinei, perché la vera famiglia di un duca consisteva in tutti coloro che vivevano sotto lo stesso tetto, come ci dice anche Marzo Barbagli in un suo notissimo saggio. E infatti, come si diceva appunto, famiglia viene da famuli, no? I famuli erano anche nell'antica Roma i servitori, coloro che erano fedeli al padrone. E quindi attraverso queste liste di cucina abbiamo potuto analizzare il consumo alimentare non soltanto di coloro che sono gli attori principali della storia, perché le fonti ci parlano sempre dei grandi nomi, no? Le fonti non ci parlano quasi mai delle persone minute, se vogliamo. E invece attraverso questa fonte abbiamo analizzato il consumo non soltanto della tavola nobile, ma anche quella della tavola appunto dei paggi, quindi i servitori, e anche delle balie. Perché? Perché gli Sforza Cesarini, proprio per proteggere i loro figli, soprattutto i maschi, non li mandavano a balia. Le balie venivano da Genzano e quindi dimoravano a palazzo, venivano nutrite in tutto e per tutto e restavano presso la famiglia per almeno 18 mesi. E quindi abbiamo analizzato appunto il consumo quotidiano, avendo a disposizione questa fonte piena appunto di risorse. E abbiamo visto appunto che questi nobili o comunque in generale c'era un consumo altissimo di carne, quindi non è vero che i meno abbienti non accedevano al consumo proteico o comunque al consumo di carne. Poi per esempio abbiamo scoperto quanto il pesce fosse un pregiato sostituto e soprattutto, poi qua siamo anche nel luogo giusto forse, fosse il cibo che il cibo dei giorni di magro, no? E vediamo quanto un po' i nobili di Sforza Cesarini, dall'analisi che ho fatto delle fonti, in fondo questi giorni di magro li rispettavano, però li facevano rispettare maggiormente ai paggi, mentre invece le balie, siccome dovevano nutrire i figli, dovevano crescere sani e forti, quindi la vera proteina, quella più importante, no? E noi siamo quello che mangiamo, si dice ancora, tuttora. Quindi chi era potente mangiava carne, quindi c'era la credenza in base alla quale se la balia mangiava tanta carne il figlio veniva insomma sul forte e sano. E quindi abbiamo per esempio visto anche i condimenti sono fondamentali, perché? Perché tra l'altro negli studi appunto di storici francesi vediamo che c'è proprio un cambiamento nel gusto. Tra il 600 e il 700 la cucina medievale era maggiormente speziata, mentre quella
quella del Settecento diciamo aveva dei sapori molto più dolci. E inoltre appunto il consumo poi della frutta, e poi mi sono imbattuta appunto in giorni speciali, quindi abbiamo visto quanto il consumo alimentare aumentasse in coincidenza di tre feste particolari, cioè il Natale, la Pasqua soprattutto. Infatti se mi può mandare una delle altre immagini, la Pasqua, questa appunto è una delle fonti, questa è una delle liste di cucina, purtroppo si legge anche poco perché dopo 7-8 anni diciamo che i file erano abbastanza provati. Come leggete appunto il consumo alla tavola del Duca, c'è scritto in alto, e poi vedete ci sono le quantità per ogni alimento e il, diciamo, il valore in denaro, no? Che era considerato spesso appunto in Baiocchi. Allora stavo dicendo appunto liste di cucina del giorno di Natale, di Pasqua, soprattutto anche il Carnevale, no? Che era quella festa prima diciamo della Quaresima, del digiuno, quindi c'era tutta questa ritualità anche nel mettersi a tavola, proprio perché appunto il cibo, il rituale era fondamentale presso le famiglie gentilizie dell'epoca. E se poi pensiamo che la maggior parte della popolazione europea all'epoca viveva sull'autoconsumo, no? Nel senso che si mangiava quello che si produceva, e invece gli Sforza cittadini avevano l'accesso, favoloso accesso a ogni ben di Dio, e non soltanto da un punto di vista alimentare, perché poi diciamo, analizzando anche altri tipi di fonti, per esempio un inventario post mortem di quel Filippo, no? Che era il figlio di Giuseppe Sforza Cesarini, abbiamo visto anche come appunto si vestivano, come arredavano i propri palazzi, e appunto abbiamo questo archivio, le fonti ci hanno dato modo di entrare a palazzo attraverso una chiave, un occhio privilegiato, una sorta di telecamera che va nelle stanze e vede quello che succedeva, non raccontato attraverso per esempio Nicola Ratti, no? Che ha scritto questa biografia apprezzabilissima, però comunque sempre un po' encomiastica. Noi ci siamo entrati un pochettino facendo le mosche, no? Nel senso, ci siamo entrati da quasi da intrusi, appunto da ricercatori, no? Il ricercatore è sempre un po' un intruso nella vita di qualcun altro, giusto? E quindi attraverso questa chiave abbiamo fatto un viaggio. Infatti la mia docente mi prendeva un po' in giro su questa cosa all'epoca, perché io paragonavo sempre questa ricerca appunto al viaggio e attraverso la vita quotidiana, e si scopre che tranquillamente gli Sforza Cesarini facevano rammendare i propri abiti, perché non era necessario comprarli sempre, anche se poi appena moriva un componente della famiglia, per esempio Donna Livia, lo stesso Federico, praticamente la famiglia si rifaceva completamente il guardaroba, perché poi tra l'altro il guardaroba doveva essere scuro. Poi per esempio attraverso questa ricerca ho scoperto qualcosa riguardo ad un personaggio che nelle biografie viene sempre un po' tenuto da parte, che è Cornelia, una delle figlie proprio di Federico e di Livia. Lei aveva fatto il responsabile, no? Quindi aveva rifiutato un pochettino il suo destino di monaca, e vediamo che infatti da giovane si fa vestire da una sarta francese, Madame de Blanche. Poi però a un certo punto la ritroviamo nel convento di Tor de' Specchi, se non erro, potrei anche sbagliare su questa cosa, e insomma risulta poi essere mantenuta dalla famiglia, comunque forse essere legata ad un destino che non era stato il suo, e qui la mente viaggia, no? Chissà, anche a un certo punto forse si potrebbe fare una storia dei sentimenti, come già è stata fatta anche da molti storici. Quindi in ultima battuta, penso di stare nei tempi, in ultima battuta, mi dispiace, avrei avuto anche tantissime altre cose da dire magari in maniera più analitica, vediamo che appunto questo archivio e questa famiglia ci sono stati utili per
per capire meglio le coordinate di quella storia, di quella storia che è della civiltà materiale, come diceva Fernand Braudel. Spero, insomma, che i più lo conoscano, perché poi Braudel è stato un po' il padre di quella storia economica e sociale che è la base di un filone molto, molto, molto importante per la storia. E gli Sforza Cesarini in questo rappresentano ad oggi una famiglia importantissima, importante quanto i Borghese e quanto i Torlonio. Certo, analizzando le loro fonti si può dire che non fossero degli imprenditori con un fiuto infallibile, perché spesso si impelagarono in imprese economiche un pochettino disastrose, anche perché le spese delle famiglie nobili spesso non erano produttive, ma la ricerca dell'eccesso e del lusso riportava anche a dissesti e disastri economici di ogni tipo. Però, insomma, in questa ottica, come conclusi io poi nella mia tesi, dissi che se è vero che il processo, un'economia per diventare virtuosa non deve essere immobile. Denaro a Roma ne girava poco, l'economia romana era abbastanza, stagnante. E i consumi dei nobili, questo virtuosismo innescato dalla vita di questi palazzi in cui vivevano un po' tutti, ci dà la dimensione di quanto poi alla fine il consumo di lusso sia stato forse una delle leve che ha spinto poi al consumo anche delle altre masse. E insomma, non lo dico io, ma lo dicono storici come Carlo Maria Cipolla, uno degli preeminenti storici economici. Probabilmente la leva che poi spingerà sull'offerta, sulla produzione e sulla successiva rivoluzione industriale dall'Inghilterra e poi l'Europa nell'Ottocento partirà proprio da un cambiamento della domanda, appunto, dal cambiamento del consumo, appunto, da una famiglia gentilizia. In questo caso gli Sforza Cesarini ci sono stati molto, molto utili. Vi ringrazio. Anche su queste altre questioni che appunto riguardano la storia economica. Ecco, come avete potuto notare, gli spunti che abbiamo voluto dare oggi sono soltanto delle brevi comunicazioni. Ognuno di noi, ognuno dei relatori ha potuto sintetizzare il proprio scritto. Noi speriamo che si possa, abbiamo audio registrato tutto, quindi speriamo che si possa in qualche modo dar conto, magari con una pubblicazione o comunque con il nostro sito. Anzi, invito tutti i relatori, se hanno la loro relazione scritta, a lasciarla, così da qui in avanti potremo metterla sul sito e tutte le altre persone che non sono intervenute possono seguire con più dettaglio. Per concludere i lavori lascio un saluto conclusivo al dottor Spinucci, che è il nostro padrone di casa. Io ho seguito con molto interesse la cosa. Tra l'altro, nota di colore, l'ultima relazione ha parlato anche di cucina, siccome io sono un goloso, quindi sono stato subito incuriosito la cosa, intanto stavo guardando quella famosa nota dei pranzi. E chiudo anche con un'altra nota di colore, anche seppure marginalmente la mia vita è legata ai Cesarini Sforza, perché nel palazzo Cesarini Sforza, che sta qui in Corso Vittorio, molto vicino, io ho fatto il rinfresco di nozze di mia figlia. Ed è stato l'ultimo rinfresco che è stato fatto lì dentro, perché poi l'hanno chiuso, perché un politico che aveva usato quel palazzo per un po' di tempo, non faccio nome perché anche in questo momento la politica lasciamo perdere, l'aveva ridotto un po' maluccio, quindi non l'hanno aperto più. Quindi dico, guarda un po' di Cesare di Sforza, e non sapevo neanche che fossero marchigiani, mi chiedo scusa, ma non lo sapevo che ci avessero questa cosa con le marche. Quindi anche una nota mia personale con Cesare di Sforza. Vi ripeto quello che ho detto all'inizio, questa considerate la chiesa, la casa dei marchigiani a Roma. Quindi qui più ci ritroviamo e più contenti siamo noi, e speriamo che lo siate anche voi. Quindi benvenuti
speriamo di rivederci presto in altre occasioni. Arrivederci, grazie.